Amici di Dopocena, buonasera, benvenuti a questa puntata, una puntata nella quale vivremo delle emozioni, sì, perché parliamo di mare, parliamo di pesca e pesca sportiva, e il mare regala sempre grandi emozioni. D'altronde Fano si affaccia sul mare, la nostra costa qui davanti è molto bella e si presta anche una tipologia di pesca. Vogliamo parlare della pesca sportiva al tonno, un argomento nuovo per i divani di Dopocena, ma lo facciamo attraverso la voce, la testimonianza di un lupo di mare, lo possiamo definire così, perché ha passato e passa tuttora la sua vita sulle barche e sul mare, un amore sviscerale per questa pratica sportiva, è un amore a tutto tondo. Salutiamo Lamberto Spinaci, buonasera. Buonasera, grazie di essere qui sui nostri è un piacere, divani. Allora, vedete anche dal look di Lamberto che l'aplomb del lupo di mare c'è tutto. Dall'età di 9 anni che bazzichi, sì, il mare. Sì, anche meno. Anche meno. Mia sorella mi ha fatto notare che dal 49 siamo andati a abitare al porto, perciò avevo 7 anni. 7 anni. E lì subito è partito l'amore per l'acqua. Allora, Lamberto ha un soprannome nell'ambiente, è un pescatore sportivo, amante della vela, è conosciutissimo nell'ambiente, tant'è che ha registrato anche trasmissioni per la RAI, tuttora collabora e collaborerà con Sky, con il canale Caccia e Pesca, e grande conoscitore a livello italiano e anche internazionale di questa pratica così bella che è la pesca sportiva. È un angler, sei un angler, tu che va, sì, tanto di moda questo termine, sì, un angler o il big game, come si dice in termini tecnici, tanto amato anche da Hemingway, il quale insomma andava a caccia di Merlin, insomma, nelle acque dei Caraibi. Noi, è vero? Noi invece rimaniamo qui davanti alla nostra costa. Siamo andati anche noi. Nei Siete Caraibi. Andati anche voi, sì, a ripercorrere. Abbiamo pescato il Marlin, ecco, alle Isole Cayman. Alle Isole Cayman, quindi avete ripercorso, sì, sì, le tracce di un pochino abbiamo girato anche noi, perché l'amore che abbiamo ce lo trasciniamo dietro, quello che abbiamo qui nell'Adriatico quando andiamo in giro, perché ci piace andare in giro a pescare. Ecco, Lamberto ha radunato tutta la sua vita in mare, questo amore per questo sport, anche in un libro che parleremo poi dopo, lo conosceremo, questo libro nel quale hai raccolto un po' tutta la tua vita. Però partiamo dall'amore. Il tuo amore è nato per questa pratica, per la pesca, da una cosa molto, molto, molto semplice. Sei andato ad abitare sul porto. Sul porto, sì, dal centro storico sono andato ad abitare al porto. E come i primi passi li ho fatti sulle banchine del porto, e l'acqua mi ha affascinato subito. Vedevi questi pescatori? Sì, che pescavano, questi signori alti che pescavano con le canne lì in fondo al porto, e capirà, da noi Pesaro, che specialmente a quei tempi, subito dopo guerra, non è che offrisse molto, venivamo già da una situazione disastrosa e non è che la città offriva molto, perciò il mare era uno sbocco naturale per noi ragazzi, la spiaggia e il porto per noi, per me che mi sono avvicinato al porto, era come dire, al mattino, il buongiorno si vede al mattino, acqua o spiaggia e poi piano piano la pesca. Allora, come tutte le cose, c'è bisogno di un momento scatenante, cioè di qualcosa che fa scattare la molla. A te cosa ha fatto scattare la molla per decidere, voglio dedicarmi a questa cosa? C'è un episodio ben preciso, sì, che tu riporti. Anche. Sì, lo riporto preciso perché quello è stato determinante nello stimolarmi di fare ancora meglio dell'episodio che mi era accaduto, praticando la pesca artigianale, che poi l'ho descritta nel libro, facendo tutte le attrezzature da solo, comprando i 2 metri di filo di spagna, che si chiamava così allora, 2 ami si compravano, perché come dico, il grasso, come ho scritto nel libro, non colava, e allora le 10 lire le spendavamo bene, poi per il resto ci adattavamo dove potevamo, andavamo un po' in qua limitrofi al porto per vedere di recuperare del filo per fare la togna che mi serviva per pescare. Poi l'episodio, a parte che l'iter l'ho fatto tutto della pesca. Sei partito dalla lenza a mano? A mano, sì, dalle volpi, carlini, queste cose qui, poi siamo arrivati ai rigatini, poi con gli sgomberi,
Tanto vero che una volta con una togna a mano, fatta artigianalmente da me, tutta totalmente da me, ho preso un bel rigatino, che poi ho scritto anche nel libro, che pesava mezzo chilo, tanto vero che, lì è stato. Che tutti quelli che quando mi hanno visto prendere sto pesce, anche i grandi che pescavano con le canne loro attrezzati, rimasero molto sorpresi e contenti di aver, che ero così felice. E come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, la stoffa del pescatore di razza si vedeva subito, insomma con una lenza a mano subito un bel rigatino. E dal di lì hai detto, io voglio andare a pesca. Andiamo avanti. Allora, le soddisfazioni certo non ti sono mancate, insomma, perché no. Dal punto di vista sportivo non ti sono mancate. Bisogna dire che... insomma, Lamberto pratica la pesca sportiva, quindi il catch and release, praticamente si cattura e poi il pesce viene rilasciato, quindi insomma il lato buono... Finalmente. Perché insomma c'è stato il rischio di non avere più che pescare. Abbiamo fatto, io mi ci metto in prima fila per non essere, dire gli altri l'hanno fatto. L'ho fatto, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto i danni grossi. Coi tonni giganti, prima con gli squali, tanto vero che io organizzando le gare e redigevo il regolamento e vedendo questo scempio che stavamo perpetrando ho alzato le taglie dei pesci da 0 grammi, li ho portati a 20 kg gli squali quella allora, perché quando finivamo una gara, tristemente quando tornavo vedevo tutti questi squali morti di stazze molto piccole e la cosa non mi piacque. Ce lo evidenziò Irene Bianchi dell'Istituto Biologico Marino di Milano venendo da me come si fa a vedere uno schifo del genere e io alzando le braccia gli ho detto Irene hai ragione, qui cambiamo il regolamento di tutto e arrivammo a delle taglie superiori, ma questo non bastò. Non bastò perché nonostante tutto in una gara che racconto nel libro di Numana andai via guardando verso l'altro che in questo trespolo c'erano 120 squali appesi e la cosa mi fece veramente brutta. Ancora adesso mi dà fastidio. Perché sono immagini, sì, perché sono immagini che uno non vorrebbe da macelleria che... per uno sport, vedere queste immagini non gratifica il pescatore. Adesso, grazie a Dio, grazie anche al tuo lavoro, a tutti. Il tuo lavoro di tanti, si è arrivati a qualcosa che è molto vicino allo sportivo. Lo sportivo ci può stare bene, sì, adesso, sì, no? Adesso diciamo che ci gratifica la cosa che il pesce viene rilasciato, marcato e rilasciato e di conseguenza tutte le manifestazioni sotto l'egida della FIPSAS vengono eseguite in take e release. Che quindi insomma tutto sono tutti adesso l'identità sportiva c'è. È chiaro che vabbè, dopo è come ogni cosa, certo, c'è, però il 95% viene eseguito in questa maniera lo sport della pesca. Ecco, hai citato un pesce insomma che nel nostro immaginario collettivo, grazie anche ai film, passa per essere insomma un predatore di cui avere grande paura, ma Lamberto ha avuto un'esperienza ravvicinata, possiamo dire, perché noi l'abbiamo visto nel film, tu invece racconti di un episodio che insomma te lo sei trovato vis-à-vis e anche quello è stato un passaggio cruciale della tua vita di pescatore. Raccontacelo perché è molto bello. Questa è un'esperienza che auguro a tutti i pescatori sportivi di viverla, perché se si va in mare e non si vogliono o non si pensa di poter vivere una cosa del genere, specialmente nel nostro mare, di vivere un'emozione del genere, tanto vero che quando mi intervistò il Canale 5 o Italia 1 in mare, dopo pensando, adesso racconto tutto l'episodio, una parte dell'episodio, che ero ancora eccitato dalla grande emozione che avevo provato, perché quando questo pesce è uscito dall'acqua ci chiamarono a me Riccardo, Sancisi ci chiamò, che era il tuo compagno di pesca, Riccardo Renzoni, che ci chiamarono, che dissero Riccardo vieni oltre, ci abbiamo il bianco sotto la barca, il bianco. Willy sotto la barca, perché
Paolo Cortiglione gli aveva messo nome Willy. Willy. E sicché corremmo lì sul posto, tanto vero che io dico andiamo Riccardo, andiamo. Sono là le barche, mi chiese dove sono, chiami per radio, dopo i dettagli. Lì c'è l'enfasi del momento. Sì, sì, io ho raccontato dettagliatamente nel libro che ho scritto la cadenza della successione dell'episodio. Comunque arrivammo nel posto dove c'era il pesce che aveva, mentre eravamo lì, il pesce sollecitato dal tonno che avevano imbarcato, che perdeva attraverso gli scoli il sangue, è andato via di testa il tonno, lo squalo, perché il tonno è la prima, nel menù è il numero uno per lo squalo bianco. Capirà, ha perso la testa, sto squalo bianco aggredito alla barca, è uscito fuori per più di un metro. Ha aggredito la barca. È salito sulla barca. Quindi come nel film. Sì, noi eravamo a 40 metri dall'episodio. Ed era di una stazza imponente. Era di una cosa bellissima. Questo episodio ha anche destato un po' d'allarme, dal di lì poi si è partiti anche per l'interesse che aveva suscitato questa cosa. Sì, tutta Italia. Tutti i telegiornali ne parlavano. Ci fu insomma un focus anche sul nostro litorale, perché insomma sì, lo squalo bianco, a peso insomma, di 6-7 metri. 6-7 metri, non è che era la cosa proprio divertente, però tutto rientrò nella norma. Sì, rientrò nella norma perché l'episodio accadde a circa 18 miglia dalla costa, praticamente sono quasi 40 chilometri. Ecco. Non è che è successo in piscina, sotto costa. E quindi insomma questo riportò le cose nel giusto alveo. Comunque stazionò molto quel pesce qui da noi. Sì. Perché lo rivedemmo un mese dopo, lì ci fu proprio l'incontro ravvicinato. Vero e proprio, sotto i piedi della barca. E anche quello fu una bella emozione. È stata una grandissima emozione, perché lì proprio l'occhio era lì, era praticamente a 50 centimetri, ci divideva la resina della barca dal piede. A posto. E quindi lì avrebbe fatto come in quei filmati che si vedono in Sudafrica, esatto. A Old Bay, dove sono io andato, lì non siamo nella zona dove hanno fatto la ripresa dello squalo bianco che salta fuori dall'acqua. Sì. Ecco, lì noi saremmo andati, quest'ora non eravamo in trasmissione. Sì, eh? Sì, perché se saltava fuori, la barca era di 6 metri, lui era più lungo della barca. Quindi, insomma... Ma guardate in faccia, mi ha detto, a te ti mangio quest'altra te volta. Ti mangio la prossima volta. Barone, te ti mangio quest'altra volta. Con l'occhietto. Ma è stata un'emozione. E sì. Io mi auguro che i pescatori sportivi le provino queste emozioni. Perché comunque è un bel è bello. Gli squali sono stati pescati dalla vostra flotta diverse volte, e qualcuno ha avuto anche delle brutte esperienze, perché ci ha preso dei punti, non i punti della COP, ma è andato in ospedale con delle belle sfilze di punti. Sì, sì. Ci sono stati molti incidenti, soprattutto lo squalo. Lo squalo volpe è pericoloso quanto si avvicina per imbarcarlo, che con questa coda fa i danni mortali, provoca dei danni mortali. Io ho letto una recensione dei mari del nord, che nel nord dell'Inghilterra li andavano a pescare da soli questi squali, e hanno trovato molte barche. Solo il corpo hanno trovato, teste mozzate. Se è leggenda metropolitana o sono racconti del terrore, non lo so, però è accaduto, ho letto questo io, e ci sono stati dei nostri ragazzi, dei nostri amici, che hanno avuto dei danni con la coda dello squalo. E le verdesche e gli altri squali sono pericolosi in barca, quando vengono imbarcati. Quindi... Perché con i denti cominciano, la coda, i denti cominciano a fare i danni grossi, e dove sono arrivati hanno fatto i danni grossi. Perché sono rasoi. 60 punti, 70 punti. E quindi è stato anche lì. Uno anche da morto ha fatto i danni grossi. Addirittura? Quando era circa 90 kg, 100 kg, una verdesca, mentre lo scaricavano da una scaletta del porto, l'hanno preso per le bavise, appoggiandolo nella coscia. Come lo posizionarono in banchina, questa persona si trova in un lago di sangue. Perché basta il... Ho dovuto correre in ospedale e dare 80-90 punti. Però,
Quindi attenzione. Il rasoio è sdentato con fronte ai denti dello squalo. Dello squalo, quindi pescarlo non è facile, bisogna usare i giusti. Sempre di sicurezza. Sì, adesso li lasciamo, le verdesche non si pescano più. Adesso siamo tutti presi dal tonno, il tonno numero uno. La situazione della nostra pesca sportiva qui da noi, com'è, insomma, che tu bazzichi da tanti anni? È bella perché è arrivata a un punto molto tecnico, dove tutti gli angler hanno affinato le tecniche, hanno le attrezzature belle, in più sono diventati molto bravi. Le chiamo new entry, ma sono già diversi anni che praticano questa pesca, sono molto bravi, molto bravi, tanto vero che gli angler nostrani, pesaresi e fanesi non è che arrivano molto in alto, quindi siamo sempre dietro nelle classifiche dei campionati italiani. È ora che si svegliano questi ragazzi, perché devono... Perché noi abbiamo fatto, io sono stato il primo campione italiano. Tu ne hai fatti tanti di campionati. Nell'83 io sono stato il primo campione italiano di pesca d'altura, quella volta era agli squali. Agli squali. Adesso la tecnica è molto bella, è molto fine, le attrezzature sono leggere, le barche sono molto, molto accoglienti, molto comode. C'è una situazione... diciamo molto bella per praticare questa pesca, e la tecnologia è alta anche. Vi dà anche una mano la tecnologia, perché insomma probabilmente i fili sottili, i mulinelli molto calibrati, insomma, che lavorano bene, perché l'importante se punta il mulinello, si schianta il filo lì e via. E quindi dalle canne che facevi tu, con gli innesti in ferramenta, raccontami quella dell'innesto in ferramenta, perché dovete sapere che lui, non avendo a disposizione i negozi come ci sono adesso, che entri, compri, prendi e te ne vai, è il primo. All'epoca, insomma, non era proprio facile. Quella della ferramenta è molto bella. Andavo a pescare, io avrò avuto 12-13 anni, 10 anni, 11 anni, mi ricordo adesso vagamente l'età, vado sul vago come età, però andavamo a pescare in fondo gli sgomberi al molo. E tutti erano agguerriti con queste canne lunghe. Okay. E capirai, noi la canna sapevamo com'era, quindi non arrivavamo neanche vicino a loro, perché loro pescavano là, noi non pescavamo con la togna e io. E allora dopo abbiamo preso le canne rigide a un pezzo, e le fregavamo lì da Molaroni o dal Contalbani via dell'Acquedotto, che là c'erano le canne digne. E allora andavamo giù con sta canna lunga, andavamo lì, no? Mettevamo il filo in alto, dopo non riuscivamo a manovrare. Non si salpava. E allora per trasportarla la canna cominciava su proprio da casa con la canna così. E allora dico, porca miseria, cosa posso fare? Qui cosa studiamo? Dopo guardavo le altre attrezzature, come erano fatte? Erano tutte canne a due pezzi. E allora sono andato a vedere vicino un po' il concetto di come erano. E ho visto che c'erano in due pezzi con dei pistoni di ottone. Cazzo, non dico, lo faccio da solo. Lo faccio io. Allora, mi sono attivato, sono andato dal Bresciano, quello allora si chiamava ferramenta per il corso Bresciano, sono andato a vedere se potevo trovare due pistoncini d'ottone per fare la canna in due pezzi. E ci sono riuscito. E quindi sono andato giù con la canna con due pezzi anche io. Fatta da te. Da solo. Da solo. Insomma, vabbè, è bello sentire dalle parole di Lamberto queste esperienze, perché traspare l'amore per la pesca. E dopo, insomma, da quelle canne ai campionati mondiali di big game, insomma, c'è tanto. Beh, ma tutto è servito a andare avanti. La storia è salita per gradi, e l'amore che hai per certe cose, come quello che gioca a golf, quello che gioca a tennis, e quello che va a cavallo, quello che va in mountain bike, cioè tutti perfezionano nell'iter della passione a migliorarsi e a migliorare, tanto più che coinvolto anche con l'ambiente che poi mi circondava, perché se vai a giocare a tennis, vai nel negozio dove vendono le racchette, le palline. Andiamo a pesca, dove vai? Nel negozio, il ritrovo è da pesca. Paolo Cortiglioni era, per noi era un faro, perché
lui veniva già dalla famiglia che gestiva il negozio. Fagiulinler, dopo Carlo, il fratello mi dice che Fagiulin, non mi importa, noi lo chiamavamo Fagiolino, Fagiulin. E lui veniva dalla famiglia che vendevano gli ami, lo zio meglio, tirava la bustina, quando andavi lì con 5 lire a chiedergli 2 piombi o 2 ami, 2 metri di filo di spagna, il filo di spagna lo avvolgevi nella mano, gli ami erano piccoli così, li mettevi in una bustina. Come pagavi con 5 lire, chiappava la bustina, te la tirava nella faccia, lo zio Amelio, perché era un burbero, una persona squisitissima, ma però era un burbero. Con tuo spinaci, con tuo via. E noi di corsa alle scuole per ticare, di corsa a casa già per preparare le lenze. E questo è amore. Dopo Paolo ha preso il negozio, la conduzione del negozio l'ha presa lui. Un grande appassionato, è un perfezionista, e lì tutto è stato più facile. Quindi. Poi dopo la compagnia si è ingrandita, a quel punto, tornando da una vacanza che io organizzavamo le gare già, perché vivendo questa realtà meridiana, tanto l'ingegno e la furbizia c'era, certo. Lui le capacità sulla pesca, io qualcosa vengo dal commercio, e abbiamo cominciato a dire, ma qui facciamo. E quindi insomma. Siamo andati in vacanza in montagna, tornando passiamo a Venezia, a Murano, vede questi due pesci, va dal proprietario e dice quanto costa, gli ha chiesto quanto costava, dice sì, li prendo, gli ha dato un acconto, gli ha detto se non è... li tengo nel negozio, due pesci rivoltati, due specie di squali, no? Quella volta pescavano gli squali. Dopo, parlando in macchina, tornando giù, l'ho preso, casomai lo tengo in negozio. Parlando ho detto facciamo una gara in macchina, no? Con le mogli eravamo, no? Facciamo una gara, lo mettiamo come primo premio, la gara. Quanto è arrivato sto pacco da Murano, quando l'abbiamo aperto nel negozio, perché dopo c'ero che io il pomeriggio l'abbiamo aperto, tutti, cos'è? Facciamo una gara di pesca, dopo, e da lì è partito. Come e, lì siamo, e lì siamo arrivati a organizzare l'Europeo. L'Europeo a Pesaro. È stata una bella esperienza anche quella. Da tutta Europa. Noi abbiamo scritto la storia della pesca d'altura. Tanto la gente delle volte storce il naso, storce la bocca. Però date a Cesare quello che dice. 37 anni di attività sportiva della pesca, la stella d'oro del CONI, stella d'argento, stella d'oro per meriti sportivi. In Italia non so quanti in mare, quanti club hanno queste stelle che brillano. Ecco, vuol dire che abbiamo fatto l'attività sportiva e tuttora la stiamo facendo. Tuttora state facendo. Quindi un pezzo della storia sportiva di questa pratica così bella che appassiona il barone, perché dobbiamo dirlo, il suo soprannome nell'ambiente è conosciuto come il barone, ha regalato anche lustro alla nostro territorio, alla nostra provincia, portato la provincia di Pesaro, Fano, tutto quello che è, anche nel mondo. Nel mondo, sì, perché noi abbiamo amici in tutto il mondo. Hai deciso di raccontare la tua vita in mare in un libro, come sempre avviene, per lasciare un segno e far divertire le persone che magari attraverso i tuoi racconti rivedono i posti, rivedono le persone, riconoscono. Sì, molti ricordi, ci sono molti ricordi degli amici che non ci sono più, e episodi che, come ho detto prima, dovrebbero vivere tutti. Per quelli che si avvicinano alla pesca, emozioni soprattutto, e l'amore e il piacere di stare in mare, perché io ho l'amico Campana che non vuole parlare, qua è in mia compagnia, non vuole parlare, ma noi quando andiamo in mare stiamo in mezzo agli amici. State bene. Stiamo in mezzo agli amici, amiamo il mare, stiamo bene anche quanto è mare in mare. Il mare è il mare, ci vai o non ci vai. O lo ami o lo odi. Se lo odi stai a casa, ecco. Se no vai in mare. Abbiamo preso burrasche di 64 nodi 2 anni fa. Osta però. Sì, io ne ho prese 8 così. 8? 8, sì. 3 riminesi ho preso e 7-8 bore levantaci da 100-130 km. Però. Cioè le vivi tutte. Ecco. Nel bene e nel male, le vivi tutte. Se queste cose
come dice la Lina Wertmüller, se le cose, queste cose qui non ti piacciono, sta a casa. Sta a casa. Sarai un uomo normale. Normale. Non però. Sei un amante. E Soldini ha fatto. Adesso ho letto che si è ritirato. Si è ritirato. Che non c'è il vento. No? Non c'è il vento. Non diventi Soldini che fa il giro del mondo da solo con una barca a vela, esatto. Se non ami il mare. Ecco, allora stai a casa, stai nell'ufficio. Fai le tue cose. E tutto questo nei racconti del barone, che racchiude la tua essenza, perché ti chiamano il barone, sì, insomma, sì. Per tanti motivi. Tanti motivi, soprattutto perché io penso che sia, il nomignolo me l'ha affibbiato mio fratello in un episodio che, perché tutti mi chiedono perché il barone, perché il barone? Un giorno ve lo dirò. Adesso l'ho scritto, adesso lo posso dire. Perché l'ultimo tonno? Perché la sensazione, questa è una domanda che mi fanno quasi tutti, perché anni addietro, perché io questo libro è 2 anni e mezzo che l'ho scritto, cioè l'ho, come si dice, impostato, l'ho messo giù, l'idea, perché quando qualche anno fa i tonni cominciavano a scarseggiare e per vedere un tonno abbiamo dovuto fare con il decoder, con Campana Andrea, e Magi e Venturini Andrea, abbiamo dovuto fare 32 miglia per vedere un tonno. 32 miglia. Sapendo di non vederlo. Ah, ecco. Sapendo di non vederlo perché eravamo andati a fare un'altra pesca. Ecco. 32 miglia. Quando questo non è che voglio darlo come monito, perché dice ma te codista in dialetto, sa, tutte queste rimbrotti. Però deve far riflettere. Quel momento lì era un momento che già dicevo, porca miseria, Dio, ma non sarà l'ultimo tonno che abbiamo alla mano. Ecco, quindi c'era questa allora, paura. Allora, questo fatto mi è rimasto impresso. Ma non è che lo voglio dire, non fate quello che abbiamo fatto noi, perché l'ho già detto questo. Però non arrivate a pensare che quel pesce sia l'ultimo che peschi, capito? Fermatevi prima. Ecco, perché ritorno a dire, abbiamo fatto 32 miglia per vedere un tonno che non andavamo a pesca del tonno perché sapevamo che non c'erano, quel giorno lì, venne fuori uno piccolino che riuscimmo a prenderlo, dice, che faccia ben sperare questo? Che non sia l'ultimo. Che non sia l'ultimo. Ecco, questo è il senso del libro. Bene, e con questa frase che vuole essere anche un monito per rispettare il mare e per rispettarlo in quello che ci dà e che grazie alla sua generosità come soddisfazione i pescatori e tutti coloro che vanno per mare devono avere, ecco, un messaggio anche di rispetto dell'ambiente, della natura, divertiamoci, diamo sfogo alle nostre passioni. Però ecco, che non sia l'ultimo tonno o l'ultima volta che facciamo qualcosa. Sì. E quindi insomma, col messaggio così siamo più chiaro possibile del barone, che ringraziamo per essere stato qui con noi. È stato un grande piacere. Un grande piacere. Posso fare un appunto? Sì. Siccome tutti mi dicono, ma perché hai messo 100 milioni in una gara? Perché quello? Perché quest'altro? Perché hai messo mettevi le mani, una volta te mettevi le macchine nelle gare, io mettevo la Hyundai, ho messo la Suzuki, ho messo gli scooter, cioè avevo a disposizione del denaro che avevamo di sponsor, erano altri tempi. Ecco. Allora io vorrei fare un appunto a questo ragazzo che mi ha sponsorizzato il libro, che mi ha messo a disposizione il vino per la presentazione del libro. Questo glielo devo come ringraziamento. Cioè, se mi permettete di fare un focus su questa cosa, mi fate un regalo. È un regalo, oltre che al piacere di essere venuto qui, mi fate un regalo perché è stato molto gentile, che mi ha messo il vino a disposizione per la presentazione del libro. Benissimo, grazie. Grazie. Allora noi ringraziamo sia te che lui per questa disponibilità. Sì. E se abbiamo fatto queste cose, continuo il discorso, perché abbiamo avuto sempre dei grandi sponsor dietro. Certo. E quelli li ho ringraziati nel libro. Bene, dobbiamo dire grazie anche a loro perché hanno fatto sì che insomma, la marineria della nostra provincia sia conosciuta in tutto il mondo. Speriamo che qui le cose si muovano nel verso giusto per poter ricominciare a fare delle cose importanti a Pesaro. Bene, ce lo auguriamo tutti quanti, grazie al barone e ai suoi racconti.
speriamo che non sia appunto l'ultimo tonno quello che verrà pescato. Arrivederci, alla prossima, ciao a tutti da Dopo Cena.